Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. God, come to our assistance, O Lord, make haste to help us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever. Amen. Able to understand the song, only those redeemed from the world who follow the Lamb on all his ways, the first fruits of God without spare. You are worthy to take the scroll, worthy to break its seals, because you were sacrificed and have redeemed us with your blood. You have redeemed people of every language, nations and race, and you made us one people, a people of priests and kings. God Almighty, who was and is to come, who is worthy to receive all glory. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Dal libro del Siracide al capo 35. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. The prayer of the humble pierces the cloud and it will not rest until it reaches its goal. It will not desist until the Most High responds and does justice for the righteous and executes judgment. Non tarderà, indeed, the Lord will not delay, and like a warrior will not be patient until it crushes the loins of the unmerciful and repays vengeance on the nations, until it destroys the multitude of the insolent and breaks the scepter of their unrighteous, until it repays mortals according to their deeds and the works of all according to their thoughts, until it judges the case of his people and makes them rejoice in his mercy. Splendida e la misericordia nel momento della tribolazione is as welcome come le nubi in time of distress di pioggia, as clouds of rain siccità, in time of drought. This is the word of God. Questo libro del Primo Testamento, this il Siracide, the First Testament, è stato composto da Ben Sira, il suo autore, nel secondo secolo avanti Cristo. In the second century era uno dei pii, dei giusti del giudaismo. Uno scriba ebreo di Gerusalemme, formato nella tradizione dei padri, attento a impedire che lo spirito della cultura dominante di quell'ora, di quel tempo, dell'ellenica, quella greca, non corrompesse il popolo Israele, lo spirito religioso di questo popolo. E Ben Sira crede nella rivelazione biblica data al popolo dell'Alleanza e sente con molta given libertà to the people of the covenant di Dio e la legge, and feels that the word of God and the law have nel much to say and le sue to massime, teach. I suoi insegnamenti, in si gathering misura his con tutte teaching, le condizioni della vita he measures himself against all the conditions con i problemi of the life of men and women, come anche their con daily il loro life, rapporto con as Dio. Well, in questo passaggio del libro, il 35 capitolo, si misura con la giustizia divina nella quale lui ha una fiducia certa. È certo, infatti, che al cuore di Dio vi sia la prossimità all'orfano, alla vedova e all'oppresso. There is anzi the di più, the orphan, c'è una corrispondenza come un'intesa like, tra i figli than that, più feriti del popolo, i più deboli e il loro Dio. D'altra parte, il popolo stesso di Israele si presenta come un popolo debole, hand, economicamente, militarmente, spesso in mezzo a giganti, a imperi che sembrano indistruttibili. La ricchezza del popolo di Israele, quindi, è nel matrimonio, nell'alleanza fra Dio che lo ha scelto, lo ha chiamato, lo ha liberato e il popolo stesso. Il povero in se stesso sembra rivelare una verità che in realtà è di tutti i figli di Israele. I poveri trovano forza da Dio, in Dio, e la giustizia che li soccorre nella prova è quella divina. I poveri senza di essa soccombono, ma anche soccombe il popolo nel suo insieme. Non si può dirsi poi figli dell'Altissimo senza amare quelli che egli ama.
One cannot call oneself a child of the Most High without loving those whom he loves. È testimonianza alla preghiera stessa del povero. And the prayer of the poor itself bear witness to this bond. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata, e non desiste and does not rest until it has reached, non sia intervenuto. And it does not desist until the Most High has intervened. Perché la vita stessa del povero è una preghiera Because vivente. The very life of the poor man davanti al suo Dio, is al suo grido, Dio non si rassegna e in non è mai insensibile, cry, ma aspetta God di essere sollecitato a intervenire dalla preghiera, in front perché of the l'altra cry faccia of the poor. Della medaglia He always è la libertà waits con la to quale be urged to intervene si può vivere by prayer, senza pregare o because si può the vivere side of the coin anche come ingiusto, is the freedom come which we can di live Dio. Even as unjust, forgetful, and the orphans and the widow. Si può vivere senza timore ed essere spietati. Si può entrare a fare parte della moltitudine dei violenti. Questi sono i termini che usa Ben Sira per esprimere gli eccessi e le manifestazioni dell'iniquità. Ma quando la preghiera del povero e Dio si incontrano, l'Altissimo renderà soddisfazione ai giusti e ristabilirà l'equità. È una premessa questa che non bisogna dimenticare. Chi vive il timore di Dio guarda lontano e non dimentica ciò che afferma Ben Sira. Il Signore certo non tarderà né si mostrerà paziente verso di loro finché non abbia spezzato le reni agli spietati e si sia vendicato delle nazioni, finché non abbia estirpato la moltitudine dei violenti e frantumato lo scettro degli ingiusti, finché non abbia reso a ciascuno, secondo il suo modo di agire, e giudicato le opere degli uomini, secondo le loro intenzioni, finché non abbia fatto giustizia al suo popolo». Sono termini molto duri, netti, infatti è pericolosa la distanza dai poveri, almeno quanto è magnifica la prossimità di Dio ai suoi poveri e al suo popolo povero. Perché? Perché chi vive lontano dai poveri senza timor di Dio rinuncia alla più grande consolazione, la misericordia dell'Altissimo. Misericordia è ciò di cui hanno bisogno i più feriti della vita, è ciò di cui ha bisogno l'umanità intera. Misericordia è dono che allieta il popolo tutto insieme. E la misericordia esprime la giustizia di Dio, che non è mai simmetrica o retributiva come la nostra, è gratuita. Ma per avere misericordia bisogna cercare Dio dove sono i suoi figli prediletti. Conclude Ben Sira, splendida è la misericordia nel momento della tribolazione come le nubi portatrici di pioggia nel tempo della siccità. Così, pregando, riscopriamo l'alleanza con Dio vicino ai poveri e saremo tutti raggiunti dalla benedizione della misericordia per noi, per il nostro tempo, per tutta la famiglia umana. Amen. Mother of God, pray for us.
Francesca Romana, prega con noi. San Filippo Neri, prega con noi. Beato fratel Carlo di Gesù, prega con noi. San Giovanni XXIII, prega con noi. San Paolo VI, prega con noi. San Giovanni Paolo II, prega con noi. Santo Oscar Romero, prega con noi. Santi Vescovi e Pastori, Holy Bishops and Pastors, prega con noi. Santi Monaci e Santi martiri, Holy Mother, pregate con noi. Sante vergini e vedove, pregate con noi. Voi tutti poveri di spirito, pregate con noi. Voi tutti oppressi ed affaticati, pregate con noi. Voi tutti assetati di giustizia, pregate con noi. Voi tutti uomini di buona volontà, pregate con noi. Voi tutti santi di questa città, pregate con noi. Fratelli e sorelle ovunque dispersi, pregate con noi. Liberaci dalla morte e dal peccato, ci preghiamo ascoltati. Liberaci dalla violenza e dall'ingiustizia, ci preghiamo ascoltati. Liberaci dalla solitudine e dal pianto, ci preghiamo ascoltati. Liberaci da ogni angoscia, ci preghiamo ascoltati. Liberaci da ogni male, ci preghiamo ascoltati. Donaci la vita piena, ci preghiamo ascoltati. Dona la liberazione ai prigionieri, ti preghiamo ascoltati. Dona la guarigione ai malati, ti preghiamo ascoltati. Dona la pace a chi ci ostacola, ti preghiamo ascoltati. Mostraci il tuo volto, Signore nostro Dio, tu che ascolti il lamento del tuo popolo che soffre, guarda con amore e soccorri i poveri di ogni parte della terra, soli, abbandonati, bisognosi. Visita i carcerati nel loro luogo di dolore, sii casa per i forestieri di profughi. Sii pane e bevanda per gli affamati e gli assetati, rivesti chi è nudo e senza riparo. Tu che sei padre degli orfani e degli abbandonati, dei fratelli più piccoli del figlio tuo, suscita energie di amore nel cuore dei popoli e degli uomini. Tu che non dimentichi quelli che sono abbandonati, consola chi non ha padre, madre e famiglia, fa nascere la pace dove c'è la guerra, fa sorgere la luce dove sono bue e paura. Te lo chiediamo con fede ed insistenza, per ora e per sempre. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci dia pace. And the Lord may grant us all peace.